Buona vista ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Pokémon Nero 2 e Bianco 2 Changelog insieme a Frozen. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio, siamo già al terzo episodio. Sì, e questa volta sono riuscito a indicarti bene dalla grafica, perché io solitamente faccio al contrario, perché è tutto specchiato qui con la mia webcam. Quindi oggi siamo pronti per sfidare il nostro primo avversario importante, ovvero il capo palestra. Tu sei pronto, Frozen? Esattamente, un pochettino assolutamente, allenato. Con Nardo ovviamente che si tuffa. Da te si tuffa sempre, ora vediamo se si tuffa anche da me. Abbiamo allenato un pochettino la squadra. Io ho ritrovato il mio bel Magalli e poi Erpanza, perché giustamente mi servirà pure lui. Allora, io invece ho trovato ovviamente il mio caro Bastiodon insieme a Vanilluxe, una nuova entry che ha catturato Frake, ed è tostissimo perché appunto ha tante mosse di tipo ghiaccio varie, nel senso che sia fisiche che speciali, e ha un attacco speciale e fisico quasi uguale, quindi se la gioca bene con tutti i Pokémon. Esatto. E più scintilla, e non fa mai male. Esatto, esatto, ti potrà assolutamente servire. Siamo di nuovo qua ad Alisopoli, e mi raccomando ragazzi, tanti pollicioni in su per sostenere questa serie. Io nel frattempo non so perché sono entrato nel centro Pokémon, però altra cosa importante... No, brutto destino. Comunque, altra cosa importante, se volete mandarci le fan art, se volete mandarci qualsiasi cosa, potete assolutamente farlo e noi le pubblicheremo nei prossimi episodi, perché ovviamente i primi episodi stiamo cercando un po' di registrarle. Nel frattempo ricevo una difesa X dal tipino davanti alla lavagna, quindi te lo consiglio. Aspetta, ora me la piglio anch'io. Sì, sì, anche se sono strumenti che non uso quasi mai io, questi qua, difesa X, attacco X, li utilizzo davvero poche volte. Idem, non li uso mai. Qui c'è anche una tizia nella biblioteca. Va bene. Mi dice come bloccare l'evoluzione, ma qua c'è un ingresso dentro l'ingresso, dentro l'ingresso. Ma okay. Attenzione. Ehi, io sono Guido e faccio da guida agli allenatori che sfidano le palestre. Grazie per aver accolto la sfida di questa palestra. Eccoti un regalo per ricordo. Acqua fresca, va bene, giusto. Buona l'acqua fresca. Buona. Sì, 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 sì. Ok, dai, veloce, veloce. Guido, togliti. Anche se mi fai da guida. Ma lui è Comor. Sei qui per sfidarmi, vero? Sì. Ti do il benvenuto alla palestra di Alisopoli. Ok, questa qui praticamente, come abbiamo visto, siamo entrati dentro una scuola in realtà. E questa sì, è proprio la palestra che c'è alle spalle, a quanto pare. Perché, sì, siamo sempre all'interno della scuola. Però... Fa ridere il fatto che stiamo sfidando una palestra all'interno di una palestra. Sì, una palestra all'interno di una palestra che in realtà è una scuola con dentro una palestra, capito? Mi sono fermato a palestra, però non dico quale. Ok, il primo è un Electrode. Da okay. Me è Shelgon, che è Magifuoco, mio dio, stami lontano. Oddio, blocco. Magari non può scappare. Ma what the fuck? Togliti di mezzo Electrode. Verso di Shelgon. Ogni volta mi fa paura perché c'è tipo Salamence fa tipo un drago, no? Bellissimo. Poi c'è Shelgon. mi fa morire ogni volta sto Shelgon. Da me invece Wubat. E quindi io vado di rivincita contro questo Wubat. Dovrei riuscire. Lo Zubat di quinta. Esatto, esatto. Sì, assolutamente. Va bene. Siccome non bastava Zubat essere abbastanza rompipalle, ho deciso di farne una versione extra. Ovviamente, certo, mi sembra giusto. Ok, seconda sfida. Se non sbaglio, se non ho letto male velocemente dal discorso di Comor, dobbiamo comunque sfidare entrambi gli allenatori e poi possiamo battere lui. Ok, sì, assolutamente. Mi manda in campo Espion. Vuoto tetro! Ma stiamo scherzando! Ma ti ha beccato? Sì. Aia. Aia, Crystal colpo di Espion sul mio piccolo Magalli. Vai Magalli, resisti. No, mi droppi pure la precisione. Divieto. Non posso usare strumenti. Mi sono svegliato, faccio pietra taglio, lo manco. No. Yeah. No. Ok, ok. Problemone, problemone. Con Keldur. Ciao con Keldur. 4 per su Magalli. Quindi togliamo. Aia. Mettiamo Erpanza, che comunque sia, non è che se la gioca molto meglio, è un 2 per. Però almeno Erpanza è un po' più, credo, difensivo. Che comunque è uno Snorlax, ha più punti vita e ha anche gli avanzi, quindi ok. Andiamo di Scalaroccia. Per fortuna ha imparato anche Scalaroccia, che è una mossa che possiamo utilizzare, perché se non ricordo male, quando l'hai catturato era un po'... One Hit KO di Erpanza! Mamma mia!
Se ne frega proprio. Sì, esatto, se ne frega. Lui dice nope, io ti devasto, esatto. Okay. È stato un inferno allenarlo, perché comunque non aveva mosse che facessero danno all'infuori di quella. Quindi ho dovuto allenarlo un po' switchando di continuo. Un po' finché non magica. Ha imparato appunto spaccaroccia e poi lega tutto, ma... Un po' come magia praticamente. Sì, esatto, bravissimo. Mettilo in campo, toglilo, metti la cera, togli la cera, insomma, va. Identico. Perché, beh, perché non abbiamo ancora nemmeno il condivido esperienza, quindi GG. Ok, Yanma, io direi di proseguire ancora con Erpanza, che si è comportato bene poco fa, perché contro Magalli di tipo buio, Yanma non è proprio il massimo, diciamo che non gli fa tanta compagnia. Yanma è uno di quei Pokémon che fino a che non ha ottenuto la sua evoluzione non aveva senso di esistere, probabilmente. Sì. Sì, esatto. Comunque, comando urto, mi sta facendo tutte queste mosse tipo coleottero, quindi meno male che ho switchato. Scaroccia, assolutamente. Vai, boom. Wow, Nitzkeio, mamma mia, Erpanza... Erpanza scatenato oggi. Oggi Erpanza è davvero scatenato. Non è anche... Il mio Bastion sta facendo miracoli per quanto riguarda il danno, ma soprattutto incassare colpi. L'unica pecca è che è lento, quindi se trovo un rapido artigli non mi fa proprio schifissimo come cosa. Rapido artigli addirittura. Vabbè, sì, in effetti. Ok, manda Gligar. Andiamo di Dragobolide. Vento in coda al Gligar, attenzione, perché è tatticissimo lui. Dragobolide dovrebbe shottarlo, perché comunque è una mossa speciale contro un Gligar. E invece no. Hai scelto quella mossa. E invece no! Allora, siccome ho paura di una mossa di Gligar, mettiamo di nuovo Erpanza. What the fuck, di vieto. Mettiamo Erpanza. E cambia anche la musica. Ah, pozione. Che poi da me Comor si chiama Rachel. Che tutto. Io non ho visto come si chiamava, ma... Non credo. What? Comor. No. Peccato. Io mi siedo. Io voglio sedermi nei banchi di scuola, ma. Hai già battuto posso. Comor, quindi? Sì, l'ho battuto adesso proprio. Ok. Bastardon scatenato. Ma non ci si può sedere! No, vorresti tornare a scuola. No, aspetta. Oh, attenzione. Dai. Dai Erpanza. Che massacra tutti. Confonde con Scalaroccia, poi si colpisce da solo e KO. Benissimo. Ah, quindi hai vinto anche tu praticamente. Sì. Da me è Rachel, ovvero Comor, è un developer. What? Attenzione, medaglia base. La nostra prima medaglia. Vai così. Finora ci stiamo comportando bene. Comunque devo dire che in questo gioco la prima palestra è molto vicina all'inizio, diciamo. Sì, gioco. Insomma, non si... Anzi, è talmente vicina che per fare delle cose extra prima della palestra la superi. Sì, esatto. Negli altri giochi invece era tipo una meta molto lontana, dovevi fare un casino già da subito, tipo senza fare nomi oro argento, Napoli, Torre Sprout. Sì, è vero. Non so se è un bene o un male in realtà questo. Poi dipende un po' come sono distribuite, perché io non... Ah, qua c'è bello, allora adesso ci saranno un sacco di chiacchiere. Perché non mi piace quando magari ci sono certe palestre troppo vicine e poi stai, che ne so, ore e ore senza trovarne altre. Le preferisco distribuite un po' meglio, almeno per variare un po' la sfida, ecco. Ok, che ci dà l'interpoké, ci dà qualcosa. Sì, ci sta squillando. Sì, anche tu con la bella discussione con gli altri. Qua c'è una chiamata a multipla. Sì, c'è una chiamata a 4 adesso. Ecco. Okay. Però, cioè, gli sprite sono bellissimi, sono fatti da Dio. Sì, è vero. Però troppe chiacchiere. Cioè, per il tempo questo era tanta roba. Sì. Torno a 2010, mi pare, no? Hey, Frozen. Sì, credo di sì. Ok. Ovviamente lei pubblicizza, chiamami, bla bla là. E adesso ancora discussioni, arriva anche Conti che vuole sfidare Comor. Ma invece questa volta il rivale è un pochettino più lento rispetto a noi, perché è appena arrivato, noi già... Sì, è arrivato in ritardo, adesso Bell ci ha dato il C-Gear, ma ovviamente noi non lo attiviamo. E ovviamente si attivano quei cerchi sotto che
No, non che amo. Brutto. Era meglio è apparso prima. Pure a me. Esatto, è apparso pure a me. Io non amo assolutamente. Anzi, li trovo un po' ipnotici quasi. Ipno. Ecco, io stavo dicendo. Sto dicendo ipno. Ok. Curiamo i Pokémons e andiamo. I Pocket Monster. 17 e 14. Io mi sa che faccio un po' di shopping. Shopping, dici? Non male come idea. Sì, infatti sono prendo due super pozioni, un antidoto, che non è ci male. Ci sono già anche le Mega Ball. Così, ne piglio due. Eh sì. Non si sa mai. Sì. Che io ne piglio due. Facciamo così, due pozioni e stiamo facendo spesa, ragazzi. Anche questo, in questo let's play, proprio di tutto. Media shopping. Assolutamente. Ok, ehi là, chi è che mi scrive? Nessuno, non mi interessa. Rage quit di Fra. Allora. Anzi, di Frazen. Di Frazen. Antidoto, perché potrebbero servirci. Io sto spendendo tutto, comunque. Antiparalisi, no, già ne ho due. Va bene, basta così. Basta, che poi diventiamo poveri per un po'. Esatto. Ok, adesso dobbiamo, se non sbaglio, ritornare, diciamo un po' da dove siamo venuti. Ovvero dall'altra city. Quindi, sono nel varco, andiamo, let's go, più veloci del vento. Qua però invece andiamo piano, così. Così non becchiamo selvatici, stavo dicendo. Ma c'è un piccolo Wooper qui. Io li ho evitati come la peste, ma ho trovato un Bronzong. C'è un piccolo... Ah, ma c'è Bell che ci riblocca dopo? Sì. No! Dovrebbe esserci. Pokédex aggiornato. Ok. Vuoi che ti rispieghi tutto? No. Tutto chiaro. What the fuck? Ok. Dai, non vedo l'ora anch'io di parlare di nuovo con Bell. Proprio un'esperienza mistica. Dai, ok. Qui dovrebbe essere invaso da allenatori. Ecco, infatti, vedo già un casino di allenatori. Il Montanaro, che prima ci bloccava, ora invece ci sfida. Ci blocca, ma comunque ci sfida. Ok, ricordo quale. Ok, sono arrivato da Bell, o meglio, Bell è arrivata un po' da me. E io cerco un po' di skipparla in modo tale che ti raggiungo in qualche modo. Ok. Oh, ma guarda che stronzi, vuoi che ti rispieghi tutto? E c'è sì subito di default, no? Quindi uno preme A velocemente per skippare e può premere sì tranquillamente, perché lei ti rispiega tutto di nuovo all'infinito. Invece no, non voglio che mi rispieghi tutto, non voglio nemmeno altri consigli. No, vattene. Ok, se n'è andata. Io devo raggiungere Frozen, perché lui corre, ma troppo veloce. No, okay. È che devi sapere che le mie scarpe da corsa sono un modello nuovo. Modello nuovo, ok. Ma io non mi posso lanciare qua dalla scarpata, un po' come Fannardo? Mi sa di no, Questa qua a sinistra che vedo io, che te da te da destra, no? Sì, perché sono ancora sopra. Comunque, dai, sfidiamo anche noi l'allenatore qui. Ok, vediamo un po' che Pokémon ha. Che Pokémon aveva da te? Ma perché da me aveva Delibird. Jasmine del Super 4. What? Ok, da me a Samurott. Da me a Samurott, va bene. Ok, un quintale di esperienza. Oh my god. Cosa? Drago Ball idea su Samurott, dai, shottalo. Do. Per poco. Bolla. Io sono un Trivan! Una specie di Parasly. Che fa? E c'ha il guscio dietro di roccia. Intro forza, attenzione, intro forza non si sa mai cosa può essere, quindi... Ok. È super efficace. Attenzione, quindi potrebbe essere un intro forza lotta, potrebbe essere un intro forza ghiaccio, potrebbe essere un intro forza coleottero. Tante robe. Madonna. Tante robe. Io ho trovato Vanillish, così è una sfida. Colpi di gelo. Ok. Però prende un bel po' di esperienza. False lacrime. Antidoto. Allora, false lacrime tipo buio. Chi la usa in scena un pianto teatrale per commuovere ne riduce di molto la difesa speciale. In combo con Dragobolide può essere interessante, soprattutto visto che ho intro energia che non mi serve, perché io non ho accumulo, vanno a coppia queste due mosse. Quindi posso usarla tranquillamente almeno per adesso, magari che... Chi lo sa? Io non vedo l'ora che magari lì si evolva, perché i draghi sono un po' così, allo stadio base sono un po' deboli più che altro perché si evolvono tardi. Tardissimo. Però poi diventano delle belve. Cioè
voglio dire, un High Dragon sarebbe davvero fantastico. Un High Dragon in questa serie farebbe scintille, come il mio Vanilux. Assolutamente. L'hai capita? Scintilla. Oddio, scintilla. Io ho evitato un allenatorino piccolo perché onestamente non c'ho voglia di stare troppo indietro rispetto a te. Ok, qua c'è Comor che ci vuole spiegare, credo, l'erba. Come catturare. Ci vuole spiegare un po' l'erba, i vari tipi di erba, quella più pregiata, quella un po' meno. No, in realtà in quell'erba si trovano anche due Pokémon per volta, non ho capito il motivo, però ci sta qualcosa. Ma noi qui, questo qui è ancora il percorso di prima, quindi non possiamo fare catture. Esatto. No. Allora no, niente, ciao. Sarebbe stato fighissimo poter fare appunto una... scegliere cosa catturare, ecco. Sì, sì, assolutamente. Ok, mi ha bloccato un altro tipetto qui accanto alle scale. Poi vedo che c'è una Pokéball in mezzo all'erba alta, però ancora non possiamo fare catture. Ma è Scott, Waitley Fighter, cosa? Rhyhorn, va bene Rhyhorn. Ciao Rhyhorn. Praticamente io ho fatto due mosse su Clefairy e Clefairy le ha evitate entrambe con due Pokémon diversi. Ah, ok. Clefairy, calm down, bro. Va bene. Ok, mando giù Rhyhorn. Allora, io non vedo l'ora anche di un'altra cosa, di avere la possibilità di aumentare i punti potenza di Dragobolide, perché avere solamente 5 mosse, cioè 5 punti potenza, ecco, di una mossa così potente non mi va. Prendiamo... Dai, mi blocca il selvatico. Vediamo che selvatico è. Che carino lui, Drillbur. Ah, che... Patatino. È proprio tenero lui, fuggiamo. Ma quanto è fatto bene Bianco e Nero 2? Quanto sono fatti bene? Cioè, sono... Io preferisco questa grafica a quella nuova. Sarà che... Sì, a me piacciono un sacco i giochi fatti così. Bene, bene, allora ci divertiremo. Ok, super colpa, ma c'è un lotto in doppio per caso? Eh sì. Aia. No, non si può evitare. E poi c'è il varco, tu già hai superato questa zona, quindi? Sì, sì, sto un attimo a parlare... Ah, c'è una tipa che ci regala le Mega Ball al varco nuovo, va bene, mi piace. Ah, ok. Adesso parlo un po' con tutti. Vabbè, vedo se c'è qualcosa. Haunter, cioè, va bene. Aiuto. Houndoom e Haunter. Okay. Leggero. Aspetta, ma Houndoom o Houndur? Quale dei due? Quello Houndoom. Grande o quello piccolo? Quello grande. E la madonna! Già. Fa ridere però, perché ho trovato un po' come un fuoco pure io lì in mezzo. Sbigattacco pure. Dai, velen puntura, dai. Aia. Ok, Dragobolide va su Haunter. Dovrebbe shottarlo, credo, comunque un Dragobolide. Ti do una notizia brutta. Ok, è morto qualcuno? No, ci sta chiamando anche la mamma, appena usciamo dal varco. La cipollotta. La cipollotta grande. Scala roccia su Houndoom. Boom, via. Ok. No, che figata, io me la ricordo questa città. C'è la seconda capopalestra Velia che suona la chitarra. Così, subito, seconda capopalestra, neanche il tempo. Sì, arrivi e ci parli. Ah, okay. Quindi nel varco hai detto che c'è quella che regala, insomma... Sì, però ti blocca lei, quindi non c'è il pericolo di niente. Okay. Perfetto, perfetto, eccola qua. Hai due Pokémon poi con te, vai. Mega Ball. Ok. Bene, 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 ci sono anch'io quasi, ci sono anch'io. Grandissimo, fraga. Ecco. Io direi, ok, Interpoké, quindi ci togliamo di mezzo tutta questa parte con l'Interpoké, le varie chiacchiere. Ah, la cipollotta, eccola qua. La cipolla grande. La cipollotta. È figlia di un kebabaro. Vabbè, dai. La cipollotta. È abbastanza veloce, diciamo. Sono andato al Pokéboot per far sbocciare il mio vero talento, fare il capitano, non mi basta più, voglio diventare una star. Ma come, tu sei il capitano? Va bene, ciao. Via, 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 via. Fare il capitano fila. Non mi basta più, quindi... Fila, allora, questa città me la ricordo perché è un casino da esplorare, nel senso che io voglio andare sotto, ma sotto non ci puoi andare. Ok, va bene, ma comunque penso che la esploreremo nella prossima puntata. Io sto andando al centro Pokémon a curare i Pokémons. Eccola qua. I Pocketto Monsta, capo. I Pocketto Monsta. E poi ci possiamo salutare. Abbiamo fatto un bel po' di cose quest'oggi. Spero che non sia un episodio lunghissimo. Ma comunque, spero che... vi sia piaciuto, perché comunque io mi diverto un sacco col buon Frozen che qui è reciproca, è reciproca
Va bene, ok. Stavo remixando in live, scusa, ogni tanto mi parte il DJ dentro, quindi inizio. Mi okay, parte ragazzi. La mosega. Mosega. Ok, basta, non esageriamo. Io sono qui davanti al centro Pokémon e direi che ci possiamo salutare. Quindi ragazzi, aspetta, è successa una cosa. Cosa? Oh mio Dio. Sprit al 10. Dove? Stavo raccogliendo una Pokéball. Dove? Nell'erba, non l'ho fatto apposta. Vabbè, prendilo, ragazzi, prendilo. Prendilo, usa le Megaball, usa quello che vuoi, non l'ho fatto. Oddio, finale palpitante. Io la cattura la provo nella prossima puntata, allora. Così. Nemesi! Mi fa uno di danno. Sì! No, ma se io la faccio nella prossima puntata, poi la farai tu, perché io già l'ho fatta con quel gioco, quindi non vale, la voglio fare anch'io adesso. È vero! Ecco. Vai Megaball. Anch'io voglio la Pokéball. Uno Pokémon. No, esce. Dai, prendilo. Pokémon anch'io. Voglio anch'io lo stesso culo. Audino. Non so se mi spiego. Audino. Va bene, non mi lamento troppo però, perché Audino potrebbe essere comunque interessante. Ecco. Mettiamo in chiaro questa cosa. Ma io se gli tiro qualcosa lo sciotto. Ma cosa puoi fare? A che livello è? 10. Grido di lotta. Dai, ce la devi fare. Uno. Scogliti una Pokéball. Quando le Megaball non funzionano è tempo di Pokéball. Ok. Antichi insegnamenti di Fraga. Adesso Audino. Così, alla prima Pokéball. Audino. Sì. Leopoldo. Scherzavo, dai. No, io invece adesso metto Leopoldo. No, non lo voglio un Audino che si chiama Leopoldo. Lo chiamo Poldo. Poldo e basta. Anzi no, è femmina, Polda. Sta facendo solo grido di lotta, si sta aumentando l'attacco a non finire per farmi esplodere con un singolo attacco. Allora, questa è la penultima. Arriva a 5 Pokéball e poi basta. Se non è catturato, ciaone. No, ciao bello. No, utilizzare tutte. Che c'entra, è un Mesprit. Utilizzare tutte, tanto che te frega, le puoi comprare. Io nel frattempo sto esplorando a questo punto la città, visto che tu sei così impantanato. È la prima volta che vedi la città, quindi è ottimo, un ottimo giro di perlustrazione. C'è anche una Pokéball qua. Poké Gingillo, ho trovato il Poké Gingillo. Wow. Sembra un qualcosa di boh. Vabbè, lasciamo sta. Ok, Pokéball. Allora, ok. C'è un tipo afro però con i capelli biondi qui al varco. Più avanti, se l'ho visto, sembra uscito dal villaggio del tuono di Naruto. C'è il Pokewood. Ultime due Pokéball. Sì, è una tana, è sottoterra. Ma sì, è piccolissima. Già. Yeah. Quindi andiamo al cantiere, anche se già la cattura l'abbiamo fatta, vediamo se c'è qualcos'altro da fare. Almeno alleniamo i Pokémon. Ultima Pokéball. Oh, mani al cielo per Frozzi. Dai. Uno. Ed esce. Niente. No. Volevo un Mesprit, ma non l'hai attaccato quindi? Sì che l'ho attaccato, avevo un sputo di vita. Frana. Ah, ok. Subisci frana. Va bene. Dai, direi che a Mesprit questo punto inutile. Possiamo salutarci con questa delusione incredibile alla fine. Sì, mi sento vuoto dentro. Vuoto tetro. Va bene, ragazzi. Allora, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, non mancate perché ci saranno tantissime cose da fare, come anche un'altra palestra. Quindi, attenzione, le cose si fanno dure. E anche perché io avrò due Pokémon, visto che tu non sei riuscito a catturare Mesprit, mentre tu ne avrai tre. Tutti fortissimi, immagino. Ecco, quindi, un saluto a tutti quanti. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao.